Io questa sera voglio parlarvi di umiltà, parlando di umiltà, che ovviamente è una caratteristica che dovrebbe essere propria di ogni figlio di Dio, una caratteristica che fra l'altro in questi tempi, diciamocelo francamente, è un qualcosa che sta venendo molto a mancare, specialmente nella società. C'è tanta arroganza, tanta tracotanza, tanta prepotenza, la gente sta mancando di rispetto. A mio avviso anche tutto questo perché la gente è lontana da Dio. Io voglio dire a te che stai ascoltando per non so da quante volte stai seguendo la trasmissione, che tu la TV, Parola di Vita, stai frequentando una comunità che è anche una cosa molto importanza, anzi è essenziale che veramente tu comprenda che l'umiltà è la base della vita. Il proverbio dice che l'umiltà precede la gloria, proverbio di Salomone, ma l'orgoglio la caduta. E se noi pensiamo che tante persone su questo mondo hanno anche, forse si sono mostrate umili, proprio la grandezza di tante persone è stata quella di essere umile qualunque sia stata la loro condizione sociale, politica, diciamo, e anche economica. E veramente questa qua è molto importante che anche si persegua nell'essere semplici, umili, come diceva Gesù, siate semplici come le colombe, dice anche siate astuti come le volpi, però in primis c'è sette semplici, semplicità, umiltà. Io penso all'umiltà del Signore. Penso che Lui, che era la persona più importante che abbia messo piede su questa terra, il nostro Signore Gesù Cristo, si è comportato sempre, si è mostrato, ha dato sempre un'immagine umile di se stessa, perché proprio sapeva che senza l'umiltà non sarebbe arrivato neanche a presentare il regno di Dio su questa terra. Nella lettera agli Efesini, l'Apostolo Paolo ha a cuore la situazione di due sorelle che hanno dei problemi, e poi c'è anche un altro problema nella chiesa di Efesini, scusate, dei Filippesi, perché questa chiesa stava passando un momento di difficoltà, un momento di forse di persecuzione, più o meno latente, visibile. E allora lui dice a questa chiesa di avere nei loro cuori il sentimento di Gesù. Ma veniamo subito alla parola, al capitolo 2 dell'Epistola agli Efesini, dal versetto 1, è scritto così: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, proprio quello che al giorno d'oggi manca, un mondo egoista che cerca il proprio interesse, il proprio tornaconto. Abbiate in voi, ecco Paolo qui introduce Cristo, lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, un'altra versione dice annichilì se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli,
sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo canto, proprio, che è un canto, è una poesia vera e propria, ispirata dallo Spirito, forse era una dossologia che si conosceva anche, non so, anche forse da prima che Paolo la scrivesse, era già in uso nelle chiese, non si sa. Questo canto riflette proprio il carattere del Signore: svuotamento, annichilimento, quello che in greco viene chiamato kenosis, che vuole dire in poche parole il fatto, cioè chiarisce il fatto che il nostro Signore volontariamente si è spogliato dei suoi abiti regali per prendere gli abiti del servo. Un po' questa immagine ci viene data quando lui, prima in Giovanni al capitolo 13, quando è con i suoi 12 nell'alto solaio, quando lui si stavano per mettere a tavola, sapete, nel mondo giudaico ci si appoggiava l'uno all'altro e a volte i piedi non erano come dovevano essere, e allora ogni buon padrone ai propri ospiti, ai propri commensali, prima di farli accomodare a tavola, a cena, quello che era, chiamava il servo e gli faceva lavare i piedi, perché i sandali in quel tempo, terra, polvere, e ci siamo capiti. E allora, ecco, cosa fa il Signore? Si toglie i suoi abiti e si mette gli abiti del servo, si cinge, dice la parola, di un asciugatoio, e lava i piedi ai discepoli. Proprio, ecco che Gesù svuota se stesso, mette da parte la sua regalità e le sue prerogative divine proprio per dare un esempio ai suoi discepoli. Un esempio che non avevano capito subito, pensiamo ad esempio a Pietro, non l'aveva compreso subito, però poi Gesù dice: tu capirai più in avanti quello che sto facendo, affinché anche tu lo faccia poi agli altri. Dunque, questo svuotarsi, questo svestirsi delle proprie prerogative, che è proprio di Gesù, è qualche cosa che anche noi, ministri, non ministri, gente comune, credenti comuni, dovremmo veramente mettere in pratica ogni giorno nella nostra vita, nella società, e anche nella Chiesa. Io sono un impiegato pubblico, ho a che fare con il pubblico. Oggi una signora, io non ho parlato di Cristo, nel senso che non ho avuto tanta comunione la prima volta che la conoscevo, avevo dei problemi. Dice: magari, dice, tutti gli impiegati pubblici fossero come lei. È stato un piacere, mi fa, alla fine, averla conosciuta. Perché dico questo? Non per un vanto, ma perché sento sempre nel mio cuore di capire qual è il problema dell'altro per venirgli incontro. Perché io penso che sia questa la chiave di volta. Noi, quando ci mostriamo, dobbiamo sempre mostrarci, scusate, con il volto di Cristo, con il modo di fare di Cristo, con il pensare di Cristo, con l'agire di Cristo. Dobbiamo essere veramente, perdonatemi la frase, una fotocopia vivente del Cristo risorto. Ora, c'è un passo che viene preso, mi ricollego, fratello Mazzocco ha parlato di Davide, dell'umiltà anche lui, e io voglio parlarvi un attimino anche dell'umiltà di Davide e di come lui si comportò quando trasportò l'arca a Gerusalemme. Se possiamo prendere il secondo libro di Samuele al capitolo 6, dal versetto 12, dico un piccolo, diciamo, illustrazione di quello che stava succedendo.
Davide era stato fatto re, l'arca era stata rimandata indietro dai Filistei, quindi quest'arca Davide voleva portarla a Gerusalemme. In un primo momento ci fu un problema, l'arca non fu trasportata nel modo giusto e quest'arca procurò una breccia nel popolo perché morì una persona. Così non possiamo entrare tanto nel contesto. Fatto sta che Davide ad un certo punto ha in cuore di portarla a Gerusalemme. Guardate cosa dice il versetto 12, chiedo scusa alla regia. Allora fu detto a Davide, il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom, era la casa di un servitore dove era stata portata in un primo momento l'arca, e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto in mezzo alla tenda che Davide le aveva, scusate, montato. E Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Guardate qui, ascoltate qui. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse, con arroganza, glielo aggiungo io, bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla. Davide rispose a Mical, l'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, ascoltate bene il versetto 22, anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato. E Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Triste futuro per questa donna che era partita bene, purtroppo, e che finì male la sua carriera di regina. Davide prende l'arca e la porta a Gerusalemme. Cosa fa? Si spoglia dei suoi abiti regali e si cinge di un efod di lino. Era un abito che simboleggiava purezza, che simboleggiava semplicità, era come una sorta di casaccone. E questo casaccone però permetteva a Davide di poter danzare, cosa che non avrebbe potuto fare se avesse addosso, se si fosse tenuto addosso i suoi abiti e regali. Quindi lui si spoglia, ha il desiderio di danzare e cosa fa? Danza alla presenza del Signore, offre sacrifici alla presenza del Signore. E tutto questo veramente in un contesto di gioia generale. L'arca viene trasportata a Gerusalemme. Notate, perché Davide la vuole portare a Gerusalemme? Perché vuole che, siccome sa che l'arca è fonte di benedizione, allora dice, ok, la casa di Obed-Edom è stata benedetta, ma perché non deve essere benedetta tutta
tutta Gerusalemme. E allora portiamola a Gerusalemme. Costruisce quello che viene chiamato il tabernacolo di Davide, dove ogni giorno c'erano danze, suoni alla presenza del Signore, e lui è felice in tutto questo. Poi dà del bene al suo popolo, ecco, dà tutto quello che c'era da dare al suo popolo, viveri, li benedice. E poi è scritto che mentre ritorna a casa per benedire, ritorna a casa con il desiderio di benedire la sua famiglia. Ed ecco che qui veramente lo scoraggiamento in persona. Questa donna, Mical, che notate, guarda dalla finestra. Guai quando una persona che ha conosciuto la grazia di Dio guarda dalla finestra le benedizioni che gli altri ricevono. Scendi anche tu per strada. Svestiti, togliti i tuoi abiti. Non ti ritenere savio da te stesso. Togliti, spogliati della tua falsa signoria. Spogliati della tua, come posso dire, della tua superbia. Spogliati alla presenza del Signore. Togliti tutti quegli abiti. E anche tu prendi l'efodo di lino, quell'abito di puro, che simboleggiava proprio purezza, che simboleggiava anche libertà. E corri anche tu in mezzo al popolo, modo di dire, per lodare, benedire il Signore. Non stare a guardare le benedizioni degli altri. Scendi anche tu per le scale, non guardare dalla finestra. Scendi come Davide, mettiti a danzare come fece Davide alla presenza del Signore. E questa donna lo umilia, cerca di umiliare Davide. E Davide dà una risposta saggia, veramente una risposta giusta. Dice: io non l'ho fatto, dice, davanti a un uomo. Io l'ho fatto davanti a colui che mi ha fatto re al posto di tuo padre. In un certo senso Davide stava ricordando a sua moglie che lui era il re e che se anche si era spogliato dei suoi abiti regali e si era vestito di lino, di quell'abito di lino, lui era sempre il re. Allo stesso modo Gesù, lui si è spogliato dei suoi abiti divini, ha preso le spoglie, le immagini, ha preso gli abiti di un uomo, ha preso i nostri abiti sporchi per farli diventare quell'efodo di lino puro. Ma nella sua essenza Gesù è sempre Dio, così come Davide era sempre il re. Questo significa veramente umiltà, ma nello stesso tempo consapevolezza di chi tu sei. Tu ti spogli volontariamente dei tuoi abiti regali per rivestirti, come dice Paolo, dice: spogliatevi, dice, degli abiti, rivestitevi. Mi pare che in Romani al capitolo, chiedo scusa alla regia, ma Romani al capitolo 13, gli ultimi, pare che sono gli ultimi versetti, mi sta venendo in cuore ora, chiedo scusa, ripeto, alla regia. Il capitolo 13 di Romani, dal versetto 11, proprio scritto così, e questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via dunque le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità, dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi, guardate com'è bello questo versetto, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Mical aveva cura della carne perché voleva soddisfare i propri desideri. Qua Paolo dice: spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi di Gesù Cristo. Rivestiamoci dell'umiltà, di tutte le cose veramente belle che il Signore ci ha lasciato. Anche per te che in questo momento non stai
forse ti stai avvicinando ora, non capisci. Guarda, non avere timore di gettare via tutto quello che ti ha finora appesantito. Getta via. Un grande uomo di Dio un giorno disse una cosa molto bella, un certo Jim Elliot. Un giorno questo uomo, un grande missionario che si è sacrificato per il nome di Cristo, disse: non è storto colui che perde ciò che non può ottenere per ottenere quello che non può perdere. Butta via quello che non puoi portare quando verrà il Signore e rivestiti di quello che invece Dio ti vuole dare. Sai cosa c'è in gioco? Michal? Ecco, ritornando all'esempio, non si volle spogliare dei suoi abiti regali. È scritto nella parola che rimase sterile fino al giorno della sua morte. Ho visto purtroppo molta gente che ha conosciuto il Signore e non ha avuto una vita piena, esuberante, una vita ripiena di Cristo, proprio perché non si è spogliata volontariamente di quello che era. Perché era troppo legato al proprio modo di essere, anzi più di essere, di apparire. Voleva più apparire che essere, quando invece nella vita cristiana conta di più quello che si è e non come si appare. È ovvio che, dobbiamo, comprendiamoci, la sobrietà, l'eleganza sono cose insomma, che ci devono accompagnare. Io sto parlando da un punto di vista spirituale. Smettiamola, togliamo le nostre maschere e veramente che Dio ci possa dare quel cuore sincero, puro, onesto, semplice, capace non solo di essere attratti noi da Dio, ma anche di attrarre altri per Cristo. Io alla fine, certe volte, quando parlo con le persone, do qualche numero di telefono, dico Dio la benedica, Dio la sostenga, se ha qualche bisogno, anche se io, che lei viene qui in ufficio e no, ha bisogno di qualche cosa che non mi compete, casomai vuole una parola amica, vuole un consiglio, mi venga a cercare. È così, a mio avviso, che si fa. Disponibilità, ovviamente, con rispetto, è ovvio. E Gesù pure, disponibile, ma si fece rispettare fino alla fine. Vi ricordate quando il servo del sommo sacerdote schiaffeggiò il Signore? Lui disse: se ho detto qualche cosa di male, perché mi percuoti? Se non l'ho detta, perché lo fai? E lo fece indietreggiare, perché aveva un carisma, un modo di presentarsi nell'umiltà, ma veramente aveva una autorevolezza quando si esprimeva, quando parlava, quando si comportava, che sì, era svestito dei suoi abiti regali, ma non si era svestito della sua regalità interiore. Questo è quello il sentimento che io sto cercando anche di applicare nella mia vita, essere come Cristo, apparire. A sembrare, mostrare a chi mi sta accanto l'immagine di Gesù Cristo. E se voglio fare questo, devo svestirmi dei miei abiti. Davide diede da mangiare al popolo. Mangiate pane, uva passa, fichi, un pezzo di carne per ognuno che era andato lì per adorare il Signore. E allo stesso modo, carissimi, per chi va al Signore, per chi va al Signore è come Davide danza e offre al Signore, non se ne torna a casa a mani vuote, ha sempre qualche cosa da portarsi indietro, perché Dio è il remuneratore di tutti quelli che lo cercano con cuore puro e sincero. Com'è il nostro cuore questa sera, amico, amica, che stai guardando questa TV e stai ascoltando la mia voce? Forse sarò un pochettino stanco questa sera, mi dispiace se forse non sono pimpante come sì, però quello che ti voglio dire, guarda a Cristo,
Guarda come visse Cristo, comportati come si comportò Cristo, vivi la stessa vita di Cristo, sforzati per questo, ne vale la pena, perché così come abbiamo letto, così e con questo finisco, ma finisco veramente, ed è per questo è scritto nella parola, in Filippesi, sempre versetto 9, di Filippesi 2 è scritto: perciò Dio, guarda, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è l'eredità di quelli che si spogliano. Io mi spoglio, Dio mi innalza. Io metto da parte le mie prerogative umane, Dio mi dà le sue. Solamente così potremo essere veramente servi, fedeli e preziosi. Dio ci benedica.